Ah, è una lumaca. Ma che è, una casa? Ah, oh, c'ha le corna? No, questo è un albero. Ah. Questo è il tetto, l'entrata, il prato. Sì, 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 sì. Vabbè, è una casa appiccicata in albero, è una casa abusiva. Studiare. Vieni, bravo, vieni. Ti infogliato. Ho portato le cibarie. Meno male. Ah, beh, le hai portate. Ah, beh, ho preso da casa, offerta speciale. Nei motori delle mie macchine c'è sta meno olio. Sei troppo sofisticato. No. Oh, lele. Oh, lala. Ma che t'ha fatto? La ola. In due. Dai, una sfumatura carioca che ti carica il tifo, no? Poi elettrizziamo l'ambiente, alza il volume. La bella biretta che ti dà ho sporcato qua. Ma come ha sporcato qua? Ma te posso? Che? Ma come ha sporcato qua? Cos'è? È una tovaglietta. Ma che tovaglietta? Questo è il disegno che Silvana vuole far incorniciare. Come disegno, Franco? Ti giuro che sembrava la tovaglietta. Uguale al 7x6 che mi regalava mia moglie. Sì. Orrenda. Solo che io lì c'avevo le mucche, qui ci sono le cose lì, le lumache. Ma che lumache, è una casa? Quale corna? L'ho detto pure io a Marco, non so le corna, è un albero che sta vicino, insomma è una casa abusiva. Lascia, stai fatto un disastro! Vabbè, dai, non esageriamo. Su, non esageriamo. Fammi ragione, allora, se io a Silvana gli dico che sei stato te, non ci crede. Se gli dico che sono stato io, invece mi sento? Ripariamo in Brasile. Rifacciamo il disegno! Ma come rifacciamo il disegno, Franco? Io l'unico pennello che conosco è la pennellessa. E non è che mi sembri Van Gogh. Ettore, calma. Vedi, è il disegno che ce la farebbe pure un ragazzino di terza elementare a rifarlo. Allora, noi adesso prendiamo i colori, con calma. Voglio dire, che dobbiamo rifare? Una specie di casa lumaca con le corna abusive. E dai, su, ci mettiamo, lo rifacciamo e Silvana non si accorgerà di niente. È venuto lo schifo. Ma voglio dire, ma come? Io non lo so tu che c'è, che come fai con le mani. Ma guarda come hai fatto la lumaca. Sono una casa. E poi ha parlato il maestro del colore. Qual è il tuo? Qual è il tuo? Guarda, hai fatto solo giallo e rosso. Questo è un quadro, mica è il lupacchiotto della Roma. Oh, ma parli te che hai fatto l'albero dall'altra parte. Dalla parte opposta, hai disegnato. Vabbè, scusa, con tutte queste macchine sono confuso. No, la verità è che tu dipingi come amministri il condominio. Ah sì? Ma sai che ti dico? Che tu sei grossolano, eco uomo, eco pittore. Beh? Che c'è? Due parole. La prima. Calma. La seconda. Silvana. Non ci disuniamo. No. Idea, chiamiamo le aste televisive. Magari c'hanno una copia di sto quadruccio a poco prezzo. Ma dai, non sapevo neanche chi è l'autore di questo quadro. Invece, la vera idea era mia. Noi vogliamo uno sgrassatore, no? Qui, sul quadro di Silvana, pu-pu-pu, e le macchine ci sono più. Pu-pu-pu, ma che te sgrassi, stai buono. C'è un'idea, e mi è venuta. Un'idea che ci aiuterà a risolvere il problema con Dunire. Sei stato bravissimo, guarda, ha fatto uguale, Beh, uguale, questo al massimo vale 25 euro. 40 euro. 25. Allora io prendo il mio quadro e tu tieni quello macchiato. Ah, buono, a me mi piace dare una mano ai giovani artisti stranieri. Su, 40 euro, dai. Bravo, tu sempre un buon amico, Ciao, va. Io me ne andrei. No, tu resteresti. Ciao. Ciao. Ciao, Silvana. Ciao, Ettore. Ah, l'hai visto? Volevo farlo incorniciare, sì. Poi guarda, io l'anno scorso ho trovato un quadro uguale a un'asta, lo volevo comprare, poi però ho optato per una cosa più modesta, era troppo per me. Sì, vabbè, ma non è un'opera d'arte. No, tesoro, io mettendo le macchine, ma mica so cieco, voglio dire, davanti all'artista, giù il cappello. Ma va, è uno sgorbietto, l'ho fatto quando ero in terza elementare. Che? L'hai fatto tu? Sì. In terza elementare? Sì, guarda, è una lumaca che esce da una casa. Ah, è una lumaca? Ha solo un grande valore affettivo. Sì, però secondo me 40 euro li vale tutti. Ciao tesoro. Ciao amore. Guarda un po', ho fatto incorniciare il quadro. Guarda se ti piace. Oh, che carina sta cornice. Pure l'acquarello tuo, sulla cornice. Senti. Che? Posso cambiare il quadro che c'è dentro? Perché? Perché... ne ho trovato uno sotto il mobile, non so neanche come c'è finito. Guarda. Non pensavo neanche di averne fatti due io. Capito tesoro, ma vedi questo qua è tutto macchiato, che ne so, sembra birra. Boh, non lo so che cos'è, però a me piace perché non so, è più, ha una sensibilità artistica diversa. Questo è un acquarello, questo invece è un acquarello con i contorni sfumati. Vabbè, ti piace di più la lumaca macchiata?
Sì, mi piace di più la lumaca macchiata, come dici te. Va bene. Me lo cambi nella cornice, dico. Quindi questo va. Sì. Siamo sicuri? Non sei d'accordo? No, se sei d'accordo te, io... Oh, se non ti scoccia, sì. Come? A me mi scoccia, perché mi dovrebbe scocciare? Grazie,